Ragazzi, io sono la mamma di Marco e Andrea e oggi vi racconterò il mio trauma e life. Io sono nata l'11 giugno e avevo una montagna di fratelli e sorelle. E una mamma e un papà. Perché ai miei tempi non si andava a scuola, cioè si andava, faceva solo prima, seconda, magari terza, quindi non servivano soldi. Oh ragazzi, è fantastica, non è vero? Sì, è bellissima, però il più bello sono io. Ci stai dicendo, hai visto il mio fiore? Pronto, è la nuova gonna che ho comprato, il mio cerchietto, il mio foulard, e la mia gonna. No, litiga. No, tutti per me. Ma la mamma e papà li volevano bene allo stesso modo. Poi, quando dovevamo mangiare, dovevamo mettere due tavoli. E c'era una montagna di sedie da mettere. Io spesso ero vicino a mia sorella di 5 anni. Poi, quando avevo 9 anni, mia madre morì. Io e i miei fratelli eravamo tutti scioccati. Anche mio papà era triste ed era preoccupato perché doveva badare ad ognuno di noi. Oh, sentite ragazze, so che siamo tristi per vostra madre, ma io dovrò badare a voi. E ce la farò. Quel ce la farò era un po' da insicuro. Già, sì, anch'io. Sì, anch'io. Ehi, guardate, guardate che io devo badare a 7 figli. Come farò a mantenervi? Riuscirò solo a farlo con 4 di voi. Mi dispiace, ma io non ce la faccio. 3 di voi dovrò mandarvi all'orfanotrofio. Eravamo tutti scioccati. Davvero nostro padre ci avrebbe mandato via per i soldi. Ma non puoi lavorare un po' di più? Mi dispiace, Carlotta, ma non è facile come sembra. Allora, chi vuole farsi avanti? Guardate che là giocherete, non farete i compiti, poi vi troverete una nuova famiglia. Avrete una madre, magari avrete dei genitori ricchi. Io sono volontaria. Anch'io. E anch'io. No, aspetta, tu sei grande, mi potresti aiutare a badare loro. Ah, ok, allora si deve offrire qualcun altro. Sono io, mi offro io. Perfetto, voi tre siete delle ragazze d'oro. Avete 2 giorni per prendere le vostre valigie, salutare tutti i vostri fratelli e amici. Io vado a prenotare l'orfanotrofio. Li affido a te. Sì. Pum. Ah, è molto triste che abbandonino questa famiglia. Però, senti, voi è vero che ogni tanto ci venite a trovare l'orfanotrofio? Certo, piscina, io non vi lascerò andare così. Ma è un buon sì, un buon coso, perché noi ci stiamo sacrificando per noi, voi. Mi mancherai, Priscilla. Mi mancherà il tuo profumo di fragola. Sì, anche tu mi mancherai. Però non mi mancheranno di certo le tue puccette. Mi mancherai, Carol. Ti ricorderò ogni volta che verrò il colore viola. Sì, anche tu mi mancherai. Non ti dimenticherò mai, Susie. Mi truccherò sempre da te per ricordarmi. Ah, vi mancherete tutti, abbraccio di gruppo. E ci abbracciamo il gruppo. 2 giorni dopo. Ok, queste sono tutte le vostre valigie? Sì, quella è mia, quella è mia e quella è mia. Ok, le porto in macchina. Non posso credere che ve ne state andando. Sì, anch'io. Vi verremo a trovare ogni giorno all'orfanotrofio. Sì, promesso. Siete i fratelli migliori che vi abbia mai conosciuto. Ok, venite. Sì, vi verremo a trovare sempre. Anche se troverò una nuova famiglia, io non vi dimenticherò mai. Già, prendete il presente al telefono di vostra mamma e io vi farò una videochiamata. Sì. Ciao. Le nostre 3 sorelle se ne erano appena andate. Va bene ragazzi, mettiamoci una pietra sopra. Uffa. Dai, andiamo a fare merenda. Già, Susie ci ha lasciato dei buon muffin. Fate attenzione, papà mi ha affidato a voi. Anch'io sarò... No, avrò un fratello. Poi da adulta stavamo riciclando cose di me e abbiamo solo 2 figli, Andrea e Marco. Se no non saremmo riusciti a mantenerli, avremmo dovuto abbandonarli. Non volevo ripetere l'errore di mio padre. Blum. Bene
ragazzi, questo era il mio Draw My Life. Non mi faccio vedere perché mi avete appena visto giovane, se no mi dite tutti i difetti. Quello che cosa dovete fare. E poi noi abbiamo scoperto di avere un iscritto.